Ultima settimana di luglio alle porte e calciomercato che entra nel vivo in contemporanea con i ritiri precampionato. Dopo lo sblocco dei tesseramenti da parte della Lega Pro, è il Taranto a conquistare la ribalta tra le pugliesi di Serie C. Ufficiale l'arrivo di Lorenzo Longo dall'Avello, uno dei tre tasselli che gli ioni ci hanno puntato nell'organico lucano. Gli altri due sono Burzio e Liorni, attaccanti da doppia cifra con i giallo-verdi nell'ultimo girone H di Serie D. A Longo si sono aggiunte le riconferme scelte da Montervino e la terza. Resta Marsili, così come Guastamacchia, Versienti, Serafino, Monaco e soprattutto Ferrara, uno degli under più interessanti dell'ultima stagione, ancora attesa per Diaby, nonostante un avvicinamento tra le parti per il rinnovo anche tra i professionisti. Bari e Foggia invece si muovono a piccoli passi. I biancorossi, in ansia per i sette positivi al Covid, hanno ufficializzato l'arrivo di Belli nell'operazione che ha portato Berra a Pisa, mentre si preparano ad annunciare anche Mazzotta. I rossoneri, dopo la conferenza stampa di Canonico, Pavone e Zeman, lavorano ancora sotto traccia. La Virtus Francavilla comunica l'ingaggio di Pierno e Prezioso, mentre il Monopoli cede Samele al Sassuolo, dove l'attaccante foggiano classe 2002 ha già trascorso l'ultima parte dello scorso campionato. In attesa del Consiglio federale del 27 luglio, Fidelisandri e Bisceglie restano in stand-by, soltanto i Federiciani hanno annunciato le prime riconferme in vista di una possibile Serie C. Fontana, La Cassia, Benvenga e Venturini hanno già rinnovato, confermando di fatto gran parte del pacchetto di. Difensivo. Anche Dipinto e Bolognese disputeranno un'altra stagione in bianca-azzurro. Chi rimane sicuramente in Serie D invece si sta già attrezzando per un ruolo da protagonista. Il Bitonto ha recentemente annunciato Martellone per la porta, Danna sugli esterni e Von per il centrocampo, così come le riconferme di Mariani, Taurino e Triarico. Ossatura già pronta per De Luca, che ha promosso dal vivaio anche i giovani Rapio e Zaza. Siri invece lascerà i Nero Verdi per accasarsi a Cerignola insieme a Dorval del Fasano. Sono questi gli obiettivi dell'audacia di Danilo Quar, che dopo le riconferme annunciate in conferenza stampa e l'arrivo di Giacomaro dal Casarano, punta all'altro ex rosso azzurro, Mincica. Il Nardò infine ufficializza Petrarca tra i pali e punto in attacco, mentre rinnovano Balzano e Palazzo dopo De Giorgi e Mengoli.